retrocessione, nei telegiornali, alla televisione. Sopravvissuti un tempo alle fosse comuni, ma seppelliti in questo tempo dall'informazione. Sfilano il 25 aprile con le medaglie appese alle bandiere, accanto alle mogli dei sottosegretari appena uscite dal parrucchiere. Dicono sottovoce viva la Costituzione, ma adesso è tardi, mi chiude la posta, devo prendere la pensione. Questo sterminio vi è gentilmente offerto da una bibita gassata e da un famoso formaggio. Poveri nomi e cognomi dei caduti di tutte le guerre che stanno sempre sulla bocca degli onorevoli politici. Con tutti quei morti in bocca ci avranno sicuramente un alito pesante. La loro lingua è un camposanto dove resuscitano ogni tanto. Davvero, chi muore muore con onore, chi sopravvive vive nel dolore. Povero Nicola Calipari, che gli hanno pure intitolato un'isola pedonale, sarà contenta la moglie che ha sposato una zona a traffico limitato. Poveri parenti degli eroi, che almeno per un giorno sono stati eroi anche loro, nei funerali in mondovisione. Appena il giorno dopo erano morti anche loro, erano morti che ricordavano altri morti. Ma voi ricordate i morti, ma ricordate i vivi, 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 ricordate i morti, ma ricordate i vivi. Ricordate i morti, ma ricordate i vivi, 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 ricordate i morti, ma ricordate i vivi. Ricordate i morti, ma ricordate i vivi, ricordate i morti, ma ricordate i vivi, ricordate i morti.